Io sono andata con i miei ricordi a quel 1996 quando si decide di istituire eh, il CUP 2000. Eh, che cosa mi è rimasto? Da un punto di vista delle sensazioni mi è rimasta una grande frenesia, un sacco di gente che lavorava intorno a questa cosa che ancora non si capiva bene che cosa fosse. Poi, nel tempo, mentre discutavamo degli obiettivi, mentre lavoravamo sugli atti e così via, mentre litigavamo un ente con l'altro. Eh, su, su quello che doveva essere eh, la, il CUP2000, eh, piano piano eh, ci siamo accordati, siamo riusciti ad arrivare alla istituzione di questa, di questa nuova azienda. Eh, io ero restia fin dall'inizio, perché fedele al servizio pubblico eh, fare un'azienda privata mi sembrava poi una cosa strana, però poi piano piano... Le, inventando, discutendo, condividendo gli obiettivi che questa nuova azienda doveva avere, eh, abbiamo trovato la quadra e eh, inspiegabilmente eh, ognuno ha fatto il proprio compito, ognuno ha messo il proprio tassello e alla fine, al momento dell'istituzione, nella sala del notaio dove tutti siamo andati a fermare, eh, si era formato un mosaico. E un mosaico che io con a distanza di vent'anni e come utilizzatrice del CUP dico che è un gran bel quadro.